tutti. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine di questo Erasmus e quindi dovrei parlarvi un po' di quello che penso di questa esperienza. Prima di tutto però volevo raccontare un attimo un'altra opportunità che offre l'Erasmus, ed è quella di viaggiare ancora di più. Io prima di venire qui pensavo che il mio unico viaggio sarebbe stato quello per venire qui, e invece poi mi sono resa conto che la voglia di viaggiare aumenta una volta arrivati. E praticamente quasi tutti gli studenti Erasmus che conosco hanno fatto almeno una gita fuori porta, perché qui tutto sembra essere a due passi. Sarà che siamo un po' al centro dell'Europa, però praticamente tutti hanno fatto almeno una gita, che ne so, a Londra, c'è chi è andato a Vienna, ad Amsterdam, a Parigi, e poi c'è ovviamente chi, come me, si è girato un po' il Belgio per esplorare un po' questo stato che prima di questa esperienza sinceramente non consideravo poi tanto. E invece ho scoperto che ci sono degli scorci interessanti, e poi oltretutto ci sono delle ottime possibilità per i giovani, perché possiamo usufruire di sconti non indifferenti, e non tutti i giovani italiani ne sono a conoscenza, perché ho conosciuto alcuni italiani che sono venuti in Belgio e hanno pagato il prezzo intero perché non sapevano di questa possibilità. Praticamente in Belgio, in qualsiasi stazione, è possibile comprare il GoPass, che è un biglietto per gli under 26, che consente di fare tutte le tratte del Belgio a circa 5 euro l'una. Un biglietto oltretutto cumulabile, quindi con un solo biglietto anche più persone possono viaggiare. Per esempio, con il GoPass da 50 euro hai possibilità di fare 10 tratte, e se hai 5 amici potete andare tranquillamente. E così abbiamo visitato diverse città, e quelle che vi consiglio e delle quali mi piacerebbe parlare un pochino sono Bruges e Ghent, perché Ghent, che sono due città medievali molto molto carine. Bruges è incantevole, è piccolina, il centro si raggiunge dalla stazione a piedi, piena di canaletti, infatti viene chiamata la Venezia del Belgio. Sinceramente secondo me non c'entra molto con Venezia, però sono punti di vista. È molto attiva culturalmente, io ci sono stata più volte e ogni volta c'era una mostra d'arte diversa. E poi ci sono diverse cosette da poter ammirare, come c'è la Basilica del Santo Sangue, dove viene conservata la reliquia del sangue di Cristo. E una curiosità su Bruges è che c'è una statua di bronzo nella quale è nascosta una piccola rana di bronzo, e le ragazze single possono andare a darle un bacio per buon augurio per incontrare il principe azzurro. Ghent invece è più grande di Bruges, è famosa anche come città universitaria, quindi è molto viva anche la sera. Il suo centro storico è molto particolare, perché appunto è molto medievale. Si trovano a poca distanza il castello, che è un castello veramente tenuto benissimo. Consiglio di visitarlo, perché oltretutto danno la possibilità di avere una dépliant nella lingua della tua nazionalità, e puoi visitare le stanze del castello tranquillamente. Quasi tutte le stanze sono state utilizzate prima o poi per delle torture, il che è un po' macabro, però il castello è bello. E a poca distanza appunto ci sono altre cose come il palazzo comunale, la torre Belfort e la cattedrale di San Nicola, che è un stile gotico ed è veramente bella. Anche qui ci sono dei canaletti e insomma è molto caratteristica. Mi hanno detto che queste due città sono comunque nella parte fiamminga, perché il Belgio è diviso tra parte fiamminga e Vallonia. Nella parte fiamminga si parla fiammingo e nella Vallonia si parla in francese. Sempre nella parte fiamminga, al nord si trova anche Ostend, appunto si trova dove si trova il mare del nord, e quando arriva l'estate tutti vanno in spiaggia nel mare del nord, il che è un po' problematico per il sovraffollamento. Però comunque la spiaggia non è male, perché certo non è quella italiana e c'è la vista dei palazzi a pochi metri, però appunto i bambini possono giocare con la sabbia, ci si può prendere il sole e, insomma, è sempre il mare. E non è una cosa scontata, perché c'era la ragazza della Repubblica Ceca che non aveva mai visto il mare. Tutti bei ricordi che mi porterò a casa: vedere il mare con questa ragazza che non l'aveva mai visto, e fare tutti questi viaggi insieme ai miei nuovi amici, conoscere diverse culture. Ho veramente imparato il francese, e infatti consiglio veramente a chi vuole imparare una lingua di fare un'esperienza all'estero, perché è utilissimo, è veramente utile. Ho fatto sport perché l'università consentiva di fare anche sport.
perché davano la possibilità di fare o yoga o difesa personale o addirittura scalata. Ho avuto la possibilità di lavoricchiare un po', perché la caffetteria davanti casa cercava una cameriera di tanto in tanto. Quindi sì, il Belgio è messo un po' meglio a livello lavorativo, questo non è una sorpresa. Proprio con le ragazze della casa con la quale all'inizio avevo difficoltà a legare, ho legato tantissimo e sono forse le persone che mi dispiacerà lasciare di più. Quando tornerò a casa sarà strano non trovarle più, non chiacchierare più insieme, guardare più la TV insieme, uscire, confidarci anche un po'. D'altro canto però mi mancavano gli affetti di casa e quindi io sono contenta di tornare a casa. Ci sono persone che in Erasmus non vogliono più tornarsene a casa, altri che non vedono l'ora. Io sono un po' un po'. Però una cosa è certa, io ho visto che ci sono alti e bassi, c'erano momenti in cui io volevo tornarmene a casa, non ce la facevo più, e momenti in cui invece mi divertivo, stavo bene con i miei amici, e quindi perché pensare di tornare a casa? Ma dipende anche da quello che vuoi fare, dalle scelte che fai. C'è chi non ce la faceva e ha mollato ed è tornato a casa, e questo dà da pensare a quanto possa essere stressante questa esperienza. E c'è chi ha passato tutto il tempo a divertirsi e non ha passato gli esami. Quindi chi l'ha vissuta come me magari ha passato tutti gli esami, non ha passato tutto il tempo a divertirsi, ci sono stati momenti di stress ovviamente. L'importante credo che sia vivere questa esperienza il meglio che si può. Io ho fatto quello che potevo, sono veramente soddisfatta e torno a casa contenta. Non so se riuscirò a infilare tutte le cose che ho nella valigia, però comunque da un certo punto di vista sono contenta di tornare, perché mi mancava l'Italia, sinceramente, con tutti i suoi pregi e difetti, ma mi mancava l'Italia. Non so che vogliate andare in Erasmus, che vogliate andare in overseas o fare uno stage all'estero o semplicemente un'esperienza così di prendere e partire, va bene. Però appunto con la consapevolezza che le difficoltà ci sono, non è da sottovalutare insomma. E io faccio un grandissimo in bocca al lupo a chi sta per partire, a chi sta aspettando la risposta dall'università, perché so cosa voglia dire aspettare la risposta, perché non sembra arrivare mai. E questa è l'ultima puntata, quindi io ringrazio davvero la televisione web e Vox Associazione Culturale per il lavoro che fanno tutti i giorni e per questo nostro piccolo progetto. Se avete delle domande sull'Erasmus che magari a cui questo video non ha risposto, potete commentare tranquillamente e vi saluto. Ciao!